Inchiesta barra Expo, quanti turisti stranieri sono arrivati in più in Lombardia? Si può tracciare un bilancio di Expo 2015 a 6 mesi dalla sua conclusione? Da un punto di vista strettamente economico la risposta è negativa, dato che solo a fine giugno si conoscerà il conto economico societario dell'esercizio che ha visto lo svolgimento della manifestazione. Quando esso sarà noto non bisognerà tuttavia guardare principalmente al saldo dell'esercizio, per verificare se esso chiude in utile, pareggio o perdita. Dato che non si tratta di una normale impresa commerciale risulterà invece preferibile sommare i dati di tutti gli esercizi in cui Expo 2015 è stata operativa per conoscere il costo totale della manifestazione e i proventi coi quali esso è stato coperto. Avendo cura di distinguere da un lato i proventi provenienti dal mercato, quali le sponsorizzazioni aziendali e i biglietti venduti ai distributori e visitatori, e, dall'altro lato i finanziamenti pubblici, a qualunque titolo e da qualunque fonte erogati. Questi ultimi dovranno poi essere confrontati con i risultati effettivamente conseguiti da Expo in un'analisi, ancorché semplificata, che metta a confronto i costi pubblici sostenuti coi benefici pubblici acquisiti. Essa dovrà essere in grado di valutare se i secondi sono considerabili come più consistenti dei primi o, per dirla con parole più semplici, se il gioco di Expo valeva la candela dei soldi pubblici che vi sono stati dedicati. Questa analisi non si può ovviamente ancora fare, mancando l'ultimo bilancio, tuttavia si può iniziare a ragionare su quali variabili sia meglio utilizzare per valutare i risultati di Expo. Come possiamo misurarne il successo? Attraverso il numero delle persone che lo hanno visitato? I biglietti venduti? Il grado di soddisfazione dei visitatori, quale ad esempio quello dichiarato nel corso di interviste campionarie svoltesi sul sito? Tutti questi sono dati interessanti e anche non tutti noti, almeno non nel loro valore definitivo. Tuttavia se anche lo fossero essi misurerebbero solo, secondo aspetti differenti, i benefici privati generati dalla manifestazione su coloro che l'hanno visitata. Essi non sarebbero in grado di dire assolutamente nulla sui benefici collettivi. Poniamo allora una domanda differente, è riuscito Expo a portare a Milano turisti internazionali che non vi sarebbero venuti se la manifestazione non fosse stata organizzata? Questo è il principale obiettivo di natura collettiva di Expo, attrarre turismo, accrescere l'attrattività internazionale di Milano e della regione Lombardia, dimostrare in una misura più forte di quanto non si sia riusciti a fare prima di Expo che Milano può essere una destinazione turistica di rilievo. Se tutto questo è avvenuto noi lo possiamo verificare non osservando i visitatori totali di Expo e neppure i soli visitatori stranieri di Expo, dato quest'ultimo non noto e neppure stimato. Lo possiamo invece osservare solo attraverso i flussi turistici incrementali con provenienza estera che si sono manifestati nei 6 mesi di Expo. Quanti turisti stranieri sono arrivati in più nella regione durante il periodo di Expo rispetto allo stesso periodo dell'anno, degli anni precedenti? Questo è di gran lunga il dato più interessante e a differenza di tutti gli altri è già ottenibile. Esso è infatti ricavabile dalle statistiche relative all'indagine campionaria sul turismo internazionale, nel nostro caso Turismo Incoming, pubblicate mensilmente dalla Banca d'Italia e da essa raccolte ai fini del computo della voce viaggi e della voce trasporti internazionale di passeggeri della bilancia dei pagamenti dell'Italia.
poiché le statistiche mensili pubblicate comprendono ogni volta le rilevazioni dell'ultimo mese disponibile e del totale cumulato dei mesi trascorsi dall'inizio dell'anno, i flussi turistici del semestre compreso tra maggio e ottobre, il periodo di Expo, sono ottenibili sottraendo al totale del periodo gennaio-ottobre 2015, pubblicato a gennaio 2016, il totale del periodo gennaio-aprile 2015, pubblicato a luglio 2015. Per finalità di raffronto lo stesso calcolo è stato fatto sui dati del precedente anno 2014.